anche sul sito, che è sempre molto seguito, quindi troveremo spunti anche dai navigatori. Per poi la prima io volta che non ho neanche le agende, e queste le lascio al collega Greco che la saluta. Cioè, devo verificare, allora, che corrisponda al guardi vero, no? Questa è la prima notizia che arriva che riguarda lei dell'Ansa. Di Mauro, lei la conosce, le cronache parlamentari, per consentire ai cardinali di anticipare il conclave, una notizia che per la verità ha dato la stampa stamattina. Sì, data la gravità della situazione del paese, sarebbe stato più opportuno. Già, naturalmente, come dire, alimenta molto anche quel sentimento di antipolitica, di insoddisfazione, sul quale avere il suo parere è interessante. Poi a questo giudizio generale, molto di una possibile candidatura di una donna al Quirinale, c'è anche chi parla di una possibile conferma del presidente Napolitano. Volevo chiedere una sua opinione su questo e poi passiamo alla domanda. E ha compiuto in questi anni, diciamo, anche prima, anche e soprattutto umano, credo, di questo percorso, più sull'aspetto umano, ecco, c'è qualcosa di un altro grande raggruppamento alternativo alla socialdemocrazia. E c'è stata una presa di posizione storica, immagino, più che nell'agenda del governo, perché su questioni di fronte alle quali ognuno deve interpellare la propria coscienza, credo che sia un fuor d'opera per le il progetto leghista nel nord, ma anche nel Lazio dove candida. E un altro invece che chiede se avrebbe mai immaginato, visto che qualcuno tra gli scenari possibili dove è scritto alla Giovane Italia, mi pare che fosse il 1969, quindi si figuri un po', insomma, parliamo un anno dopo. Della proposta di restituzione di oggi qui, diciamo, stando all'uno. Allora io le chiedo questo, intanto se lei pensa comunque a prescindere dai sì, sì. Questo l'ho detto sia che sia la conferenza dei giorni che è un omaggio più carino questo. Questo è l'omaggio, diciamo, questo ormai cartaceo. È modernariato. Questo invece sono le foto che ha visto scorrere là e quelle di oggi. Questa è la nostra mostra sul Falcone Borsellino, che non so se riuscite a vedere. Sì, sì. Il libro dell'anno che ha visto e un taccuino per il suo prossimo discorso. Il taccuino è visibilmente copiato da altri. Vabbè. Siete in ritardo. Grazie. Grazie Presidente. Buon lavoro. Diamoci la mano così ci fotografano. Grazie. Grazie. Un'altra delle foto storiche con il dito. No, questo non l'ho visto, questo è bellissimo. C'è una bellissima pubblicazione che ho preso negli Stati Uniti sulle fotografie del secolo. Del secolo. Fantastico. Century. Century, bravo. Molto bello. Buon lavoro a tutti. Grazie.